Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché, quando sarò stato allontanato dall'amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'oro. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti. E chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Parola del Signore. Avere un amministratore era una situazione normale nella civiltà palestinese. Nella Galilea ve ne erano molti e alcuni erano anche stranieri. L'amministratore gestiva gli affari del proprietario. Improvvisamente quello della parabola è accusato di sperperare i beni del suo padrone e di colpo è destituito e deve rendere conto della sua gestione. L'amministratore allora comincia a pensare al proprio futuro. Le ipotesi di impietosire il padrone per fargli cambiare idea o di cercare un altro lavoro presso un altro padrone sono escluse a priori. Piuttosto egli conclude che non se la sente di zappare e si vergogna di mendicare. Ci sarebbero forse sì altri mestieri, ma pensa ad una soluzione più immediata visti i corti tempi che ha a disposizione. I debitori del suo signore saranno i suoi immediati futuri benefattori. Dunque fa venire i vari debitori uno per uno e sconta i loro debiti verso il padrone, usando il potere che gli rimane soltanto per alcuni giorni. I debitori potrebbero essere mezzadri in ritardo con la consegna del raccolto o piuttosto mercanti ai quali è stata anticipata la merce da parte del padrone. In ogni caso, il vantaggio che traggono dalla manovra dell'amministratore disonesto serve a farsi amico proprio tale amministratore. Infine, ad essere lodata dal padrone non è certo l'ingiustizia, perché appunto lui stesso è defraudato da questo atto da parte dell'amministratore disonesto, quanto invece quella che è lodata è l'accortezza che l'amministratore utilizza per giocare bene le sue ultime carte. Questa accortezza la potremmo anche chiamare furbizia. L'amministratore ha saputo garantirsi il suo avvenire nel poco tempo rimastogli a disposizione. La stessa accortezza la devono avere i figli della luce, che forse in questo devono inauditamente imparare dai figli di questo mondo. Si tratta di un invito a sfruttare la ricchezza per farsi degli amici, condividendola con i poveri. Alla morte, chissà, quando la ricchezza non sarà più di aiuto perché nulla possiamo portare via da questa terra, questi poveri che avremo aiutato ci aiuteranno a loro volta ad entrare nel cielo.
Riguardo poi alla ricchezza, le vicende della vita sono sempre progressive e in ogni cosa c'è da imparare, anche nella gestione delle piccole cose, quel poco evangelico, occorre cercare la virtù perché questa ci aiuterà poi a fare bene quando Dio ci affiderà il molto. Questo ci fa capire che il denaro, gli investimenti, il trading online o altre cose inerenti ai patrimoni mobili o immobili e le manovre finanziarie non sono intrinsecamente negative, non sono intrinsecamente idoli o pratiche idolatriche, ma lo diventano nel momento in cui la persona si dimentica di Dio a causa di essi. L'incompatibilità allora non è tanto tra Dio e la ricchezza, ma l'incompatibilità si produce nella volontà e nel cuore dell'uomo. È il cuore con le sue scelte fondamentali che non deve essere diviso. Il pericolo della ricchezza è che l'uomo finisca con l'innamorarsi di essa, lasciando l'unica vera ricchezza del cristiano che è Dio stesso. Per questo ricordarsi sempre dei poveri permette al cuore di non attaccarsi a quanto è conveniente condividere.